Buonanotte a tutti i legionari barbarozzi non iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il bentornato su Hearts of Iron 4 con la nostra Etiopia. Nello scorso episodio abbiamo avviato l'operazione Lisbona, che è stato un mezzo successo. Siamo effettivamente a un passo da Lisbona, ma l'invasione del Portogallo è tosta, se non altro perché abbiamo zero manpower. Ci può consolare solo una cosa, ovvero che anche loro in questo momento hanno zero manpower. In questo episodio faremo del possibile per farli cadere. E se tutto va bene, riusciremo anche a ultimare questo focus, che ci permetterà di non avere più il malus dell'alto comando conservatore. Riusciamo tra l'altro a isolare completamente questi ragazzi qua? Faremo del nostro meglio, naturalmente. Faremo del nostro meglio. Nel frattempo stiamo anche ampliando le nostre infrastrutture qua, cosa decisamente importante se vogliamo avere tutti i rifornimenti possibili in questa zona. Ci sono delle battaglie navali in questo momento, e vi dirò una cosa: in realtà è stato un errore da parte nostra tenere questo qui. Una volta che avremo finito, probabilmente varrà la pena far arrivare la nostra flotta in porto, perché non abbiamo più carburante, quindi già anche solo quello è un buon motivo. Anzi, vi dirò di più, quello è il motivo migliore per cui non ne vale la pena. Comunque. Ora, fatemi fare una cosa. Torniamo sull'esercito. Io vado un attimo ad allargare qua il loro fronte, magari. Ok. E andrei ad assegnare tutte queste truppe a quest'altro. E voi direte perché? Perché tanto comunque si distribuiscono in questo territorio, che sarà comunque abbastanza protetto. Una volta fatto questo, lo scopo è prendere Lisbona. L'abbiamo accerchiata, ora l'obiettivo è farla cadere. Far cadere la capitale del nemico, naturalmente, ci potrebbe portare alla vittoria. Attacchiamo da tutte le direzioni e incrociamo le dita che tutto vada bene. Se nel frattempo loro non riescono a fare una controffensiva, che sia magari anche la volta buona per farli cadere, non penso, probabilmente Porto comunque riuscirà a reggere. Bene, siamo riusciti a non perdere tutte le nostre navi qua, anche perché probabilmente abbiamo avuto un po' di supporto. No, non l'abbiamo avuto, vabbè, in ogni caso riportiamo la nostra flotta in porto, va bene. Abbiamo nuove navi che andiamo a portare qua sopra, perfetto. Qua stiamo subendo un po' di controffensive e qua stiamo avendo qualche difficoltà. Ok, e se io proprio ci lancio tutte le truppe con estrema cattiveria, questo potrebbe bastare? Magari sì. Il manpower è comunque a zero. Adesso dobbiamo aspettare davvero che la flotta entri in porto, perché non abbiamo più carburante e non nulla da dire. Current fuel zero. Non riusciamo a mantenere la flotta, e vi dirò, magari neanche gli aerei. Effettivamente non ci stavo pensando che abbiamo anche questi che consumano carburante. Manpower non siamo messi così male e Lisbona sta per cadere. Perfetto, Lisbona è caduta. Ora possiamo ridistribuire le nostre truppe. Questo territorio è perduto, mi sa. Sì, non riusciamo ad andare manforte. Qua sopra invece potremmo spingere per porto. Ok, queste sono le due linee d'offensiva, diciamo. Una così e una qua verso Viseu. Perfetto. Questo punto purtroppo l'abbiamo perso e vabbè, niente, è andata. È andata, però non allargate il fronte, per favore. Per favore, non allargatemi il fronte. Dai che l'operazione Lisbona è a buon punto. Abbiamo anche una nuova fabbrica militare che mettiamo sempre a produrre armi. Oddio, in realtà stavo producendo anche aerei, ma in questo momento non mi servono particolarmente. Vi dirò, potrei mettermi a produrre più navi. Ok, più sottomarini in realtà, per essere precisi. Ci continua a mancare dell'acciaio, andiamo sempre a importarlo dalla Svezia. Ah, e mi sono accorto di una cosa alla fine dello scorso episodio: i tedeschi avranno pur preso Kiev, ma nel compenso ci sono i nostri colleghi sovietici che sono arrivati al... mi sfugge il nome del fiume, ragazzi. Il fiume che passa per Danzica e poi per Varsavia, che è il... Oddio, che ignoranza, ragazzi. Lo so come si chiama questo fiume, però in questo momento non mi viene. Chiedo perdono. Perdonate un povero peccatore che non si ricorda il nome di quel fiume. Ok, loro stanno preparando il piano, suppongo. In realtà potremmo anche lanciare subito il tutto. Iegazzo è stato ferito, ok, e l'altro. Loro invece possono tranquillamente partire, facciamoli partire.
facciamoli partire, vediamo di avanzare. Purtroppo non c'è margine con il manpower, ma qua lo sapevamo. Coimbra in compenso e anche questo territorio sono per fine nelle nostre zampacce. Vediamo se riusciamo addirittura a muoverci con questi qui. No, purtroppo no. Ci speravo. Abbiamo fatto il Raise from the Rank come focus, perfetto. Nuova amministrazione, research speed, divisione, due personaggi che diventeranno disponibili come political advisor. Sì, perché abbiamo un po' di spazio per questo. Quindi non è una brutta idea. Aumentiamo ancora la produzione di armi, perfetto. L'avanzata da questa parte va bene, a questo punto partite anche voi. Siamo molto vicini a porto. E il problema è che stiamo cominciando a perdere, vedete, abbiamo perso un'altra divisione perché il numero di effettivi è sceso. In compenso i portoghesi non hanno più margine, non hanno proprio più resistenza, non hanno più nulla da dare, quindi va bene. Vediamo di concludere la guerra, e così sia. Arriviamo a porto con estrema cattiveria. Ok, perfetto. Ragazzi, qua non ce la fate a prendere qui. Vedete di fare il giro da questa parte? No, niente. Hanno deciso loro che vogliono attaccare porto. Non attaccate porto. Fate il giro. Fate il giro. No, eh? Piuttosto che fare una cosa furba, mannaggia a loro. Voi non distribuitevi lungo tutto il confine. Voi distribuitevi di qua. No, in questo momento naturalmente si muovono verso porto. Ha senso. Ha senso. Ok. Voi vedete di passare dall'altra parte del fiume. Togliamovi questo. E vorrei che passaste di qua. Ah, ops. No, vabbè, ma sapete che c'è? A questo punto allora effettivamente potrei far attaccare porto. Non avevo visto che c'era il perlomeno il ponte, quindi così sia. Qua vediamo di facciamo così. Qua ci concentriamo tutti su questo punto. Riusciremo con il mero numero a farli andare dall'altra parte. Così abbiamo due collegamenti. Oh, perfetto, perfetto. Ancora una volta mi fate questo. Con voi con l'obiettivo di andare dall'altra parte del fiume. Con voi che ancora una volta fate sta porcata, va bene. Riassestatevi. E poi ci siamo. Perfetto, poi come nuova ricerca andiamo sempre da questa parte. L'olio sintetico in realtà potrebbe servire a questo punto. Proviamo a fare l'estrazione, anche se in realtà mi sa che non produciamo petrolio, quindi... No, infatti... No, scherzavo. Completamente inutile come ricerca. Produciamo talmente poche risorse che non ha davvero senso. Conversione dell'equipaggiamento non male. No, preferisco questo qua che mi aumenta l'output totale. Quanti uomini abbiamo perso, tra l'altro? Ad ora? 90.000 contro di loro. E loro ne hanno persi contro di noi 200.000. Beh, tutto un altro paio di maniche, voglio dire. Vediamo se riusciamo a distrarli. Zero. Perché volete andare di là? Io vi ho dato come ordine di prendere quel punto, maledizione. Il fatto è che ci stanno mettendo tutto quello che hanno in questa difesa. Ah, anche dall'altra parte in realtà. Fatemi vedere un attimo come siamo messi con i rifornimenti. Naturalmente, ancora una volta, non abbiamo il benché minimo margine. Ok. No, fermate l'offensiva perlomeno da questa parte perché chiaramente non ha senso. Lasciamo solo ai rossi attaccare quel punto. Se volete.
No, non hanno anche, neanche loro abbastanza margine di movimento. E va bene, allora riprendetevi un secondo. Io nel frattempo vado a vedermi la resistenza. Ok, qua sta scendendo e questo va bene. La Libia è piena di americani. Immagino che stiano preparando uno sbarco in Sicilia. Tra l'altro in realtà qua ci sono un po' di combattimenti in questa zona. Kiev è anche una zona bella tesa, qua combattono sempre su questo fiume di cui a questo giro non mi viene il nome. Potevano mettermi il nome del fiume, maledizione, eh? No, eh? Potrebbe essere il Dniepr? No, ma il Dniepr è più in qua, cosa sto dicendo? È quel fiume che anche alla fine della seconda guerra mondiale c'è stato questo trattato che ha messo il confine, forse. No, non è quello il fiume a cui sto pensando, il fiume a cui sto pensando è questo. Scherzavo, come se non avessi detto niente. Ok... Qua cosa potremmo fare? Radio Company, cos'è che facevano? Aumentavano l'iniziativa, non malvagio. In realtà non sono neanche malvagi le compagnie di logistica, che non ho ancora ricercato. Manpower siamo sempre a zero. Qua il problema è che questi qua si staranno ormai fortificando. Cerchiamo di fare un attacco qua sopra. No, non ce la facciamo ad andare a quella parte del fiume. Abbiamo proprio bisogno di più infrastrutture. Ok, ampliamo il livello delle ferrovie. Quanto ci mettete, ragazzi? 7 marzo, in realtà non troppo. Ma neanche poco quanto vorrei. Ok, ci vogliono dare un po' di track e questo mi va molto bene. Riproviamo ad invitare la Liberia nell'organizzazione. Va bene, proviamoci. Corsa per la bomba. Ma assolutamente. Censorship. Unify the Horn of Africa. Non ci credo. Solo perché mi manca il British Somaliland. Cosa comportava questo? Ah, che diventavano Cora. Fantastico, sarebbe stato l'unione delle repubbliche socialiste dell'Africa orientale. Cioè, non ci credo, perché li ho tutti tranne uno e non me lo fa fare. Solo perché ho scelto una via per cui non mi scontravo con gli alleati. Ma pensate. Che odio queste cose. Che odio. Esperienza. War support di base. Potrebbe servire le lezioni della guerra. Vediamo di apprendere a sto punto queste lezioni. Prendiamo la dottrina, tra l'altro. Planning e più daily command. Difesa e organizzazione. Ok. Dottrina navale. Fleet Embing, Trade Interception. Sì, abbiamo praticamente solo i sottomarini, quindi direi che vale la pena far quella. Qua non sta andando. Ok. Military Planner. Ok. Una divisione ha raggiunto un certo planning bonus. Ok. Riproviamo qua con l'attacco. La Liberia si è unita a noi. Benissimo. Benissimo. Perché voi attaccate qua? Quanto vi odio. Da 1 a 10, io vi giuro, è un numero che sfiora, che rasenta l'infinito. No, non ce la si fa, non ce la si fa. Riesco a darvi un po' di supporto aereo? In teoria adesso dovrei aver occupato un... Non hanno un aeroporto? No, sì, ce l'hanno. Ok. Vediamo se con un minimo di supporto aereo, anche se in realtà penso che abbiano più aerei loro, dai. Perfetto, di qua ci hanno rifermato, abbiamo perso anche un'altra divisione, cercando di insistere. Da questa parte forse ce la faremo, forse. 83, non male. Vediamo i nuovi political advisor, intellettuale comunista, più research speed, più supporto al comunismo, più accettazione da diplomazia comunista, comandante dei Fetno Drash, più forza speciale, no, political power... Supporto al comunismo. E però non c'è nessuno che cambia il balance of power. Factory output. Sapete che quasi quasi ne cambierei due, se c'è il margine. Anche questo non è male. Più research speed. Mi prenderei magari... Perché non sono male questi due con la ricerca.
Anche lui in realtà non è male. Vabbè, prendiamo sull'intellettuale comunista. Ce lo facciamo bastare per il momento. Ok. Dai che ce la facciamo a vincere in quel punto. Vediamo come va nel resto del mondo. Ok. Ma ci sono grandi battaglie aeree, mi sa. Bravi voi. Il Giappone sta avanzando in profondità in Cina. Ok. Noi qua abbiamo quasi vinto. Resistenza all'occupazione che sta aumentando in Portogallo, naturalmente. Ma neanche tanto quanto mi sarei voluto aspettare, sinceramente. Bene, bene. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Li accerchiamo, sti infami. Mamma mia, che sudata, ragazzi. Che sudata. Ok, qua tentano di spostare un po' di truppe. Noi qua abbiamo queste truppe di cavalleria a cui diamo l'ordine di fare il giro di qui. Voi perché vi siete riassegnati in questo modo scemo? Lasciate stare. Voi non lo so. No, ok, vi lascerei sempre così. Vediamo se riusciamo a spingere a porto ora che un po' di truppe hanno mollato. Potrebbe, potrebbe. Non ci voglio sperare troppo, ma potrebbe. Niente, ci ho sperato troppo. Scherzavo, scherzavo, scherzavo. Ragazzi, no, calmi. Voi qua non attaccate, sono truppe buttate. Ci tocca rimanere in difensiva. E tra l'altro stanno anche fortificando. Hanno proprio l'intenzione di resistere, sti maledetti. Abbiamo perso una divisione anche da questa parte. La testa di ponte è servita a ben poco. Perché con questi rifornimenti che non arrivano, che mancano, è terribile. Vabbè, facciamo sto ponte così portiamo i rifornimenti anche qui. A voi a sto punto cambio il piano. La capitale non vuole cadere. Va bene, allora prendetemi questo territorio qui. Non capiscono davvero niente. Non capiscono davvero niente. Zero proprio. Lascia stare il piano, lascia stare il piano. Voi pushatemi qui. Di sicuro non avere carburante non aiuta. Potrei modificare tra l'altro il corpo ufficiale. Ma perché potrei fare altre cose? Sì, no, in realtà va bene così. Ah, potrei fare questo, giusto? Il reformer. Non mi serve particolarmente. Ma purtroppo la ricerca aerea l'ho un po' lasciata perdere. Ah, mi sono dovuto molto concentrare su determinate cose in questo... in questa campagna, quindi... Very low supplies? Sì. Dimmelo ancora una volta. Strano che gli alleati non stiano riprovando sbarchi qua. Ogni tanto vedo che effettivamente provano a sbarcare qui. Ma non ha più senso sbarcare in Sicilia, scusate. Come avete effettivamente fatto. Ok, qua l'attacco direi che è fallito... miserevolmente abbiamo perso altre due divisioni. Ok, non c'è proprio margine. Non c'è proprio margine. Le divisioni di regolari sono andate. No, dobbiamo restare in difensiva. Non riesco a farlo cadere il Portogallo. Onore a voi. E peccato a me, per me che non ho manpower. Sì, no, abbiamo il numero di effettivi che è davvero ridottissimo. Ci siamo proprio all'osso. Ci tocca proprio star fermi. Abbiamo finito tutto il margine che avevamo. Anche il Portogallo, penso, però. Sì, anche loro sono a zero. Le lezioni della guerra, mi invitano in fazione. Cosa facciamo? Modernizzare l'industria. Costruzione. Research slot. Vi dirò, mi servirebbe qualcosa che mi permette di reclutare più popolazione, ma mi sa che ormai a quel punto l'abbiamo. Oddio, in realtà questo no. Ok, potrei andare di qui e ce n'è uno che mi aggiunge più popolazione reclutabile e decisamente è quello che ci serve in questo momento. Se non altro perché davvero, qua non posso fare niente. Non ho margine di manovra. Perché non ho manpower. Il coso del carburante tra l'altro è impazzito. Qua abbiamo una super heavy battery. Va bene. Inglese. Ma del resto in realtà ci sono anche un bel po' di truppe qua al confine.
Ottimo, ottimo. Assalto, infiltrazione, breakthrough. No, facciamo questo. Non abbiamo abbastanza unità meccanizzate, comunque motorizzate per fare altro. Radiopropaganda. Eroismo. No, non voglio offrirgli l'indipendenza. C'è la pace per l'indipendenza Angola. Anche perché davvero si tratterebbe di lasciare tutto quello che abbiamo preso a loro in Portogallo solo per l'Angola. Che Dio, potremmo anche provare. Ma è anche vero che abbiamo visto che non accettano, quindi pace. Comunque, ancora una volta il timer è scoccato. Mi aspettavo sinceramente di riuscire a far arrendere il Portogallo in questo episodio, però purtroppo si sono asserragliati qua sopra e con il fatto che noi non abbiamo manpower c'è ben poco che io possa fare, sfortunatamente. Il prossimo episodio probabilmente lo faremo andare più rapidamente e lo utilizzeremo banalmente per scendere nei focus. Il problema è che ci serviranno 210 giorni, ci servirà quasi un anno per fare questa cosa. E voi mi direte, sì, in realtà potresti anche mettere il service by requirement. Vero, però comincio ad avere tantissimi malus. Forse vale la pena farlo. Io di solito cerco di non arrivare mai a questo livello. Il training time, ok, dico, va bene, facciamolo, però all'avere i malus di produzione non mi sembra il top, sinceramente. Poi nel prossimo episodio vedrò. Al limite fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. Io come sempre vi ringrazio per essere arrivati fin qua, vi invito naturalmente a lasciare un mi piace e a condividere questa campagna per supportarla e vi invito come sempre a valutare la possibilità di abbonarvi per supportare questa avventura del canale. I livelli di abbonamento, i vari, sì, gradi di abbonamento, li trovate cliccando sul bottone, il bottone non mi piace come termine, sul bottone qua sotto o sulla pagina principale del canale, ci sono quattro livelli di abbonamento. Se foste interessati ai relativi benefici, io vi invito naturalmente a sottoscrivere l'abbonamento e in caso contrario, niente ragazzi, ci vediamo comunque nel prossimo episodio. Io vi saluto, a tutti i legionari e a presto.